Quindi iniziamo il secondo set del Memorial Piero Serafini, finale di questa edizione numero 2. Prima di servizio in rete per Mattia Bellucci. Palla buona, sta spingendo molto Vianello, cambia un po' il gioco, ora dritto rovescio, ancora sul rovescio, grande scambio questo, davvero Bellucci prima in fase difensiva e poi riesce con il dritto lungo linea a sventaglio a conquistare questo primo punto del secondo set. 15-0. Palla fuori, quindi ottima prima ancora una volta, 30-0. Non vuole mollare la preda Bellucci, vuole rimanere sempre sopra. In questo caso ha ragione. Smorzata, grande colpo, bella sensibilità del giocatore lombardo che con il dritto va a tagliare il polso e a posizionare la pallina proprio al di là della rete. 40-0. Ed è ancora ace. Gioco Bellucci che conquista anche il primo gioco della seconda partita, 1-0. Tra l'altro ricordiamo Michele Vianello, che adesso andrà a servire proprio qui dove siamo noi, nella parte alla destra dell'arbitro, nato a Ravenna il 3 gennaio 2001, a livello under 14 under 16 è stato convocato più volte nelle nazionali giovanili. Nel 2019 si è giocato ben 6 tornei Open, tra i quali il trofeo Orenplast a Massa Lombarda, e si è meritato anche un posto nelle prequalificazioni degli Internazionali d'Italia al Foro Italico di Roma. Classifica 2-2 ed è tesserato per lo Sporting Club Sassuolo, che da 4 anni che gioca per il Circolo di Sassuolo. 0-1, servizio Michele Vianello. Scappa il dritto, però intanto è stato lui a prendere possesso del campo con il servizio molto importante in questo momento. Partire bene con il servizio, ancora una prima. Ma è bello, Bellucci sta giocando veramente un grande tennis. Si difende con un lob, smash insomma discreto di Vianello, ma poi ancora col dritto incrociato. 0-30. Applaude Michele Vianello. Con una palla buona. Tutto buono ancora. Palla lunga, provato a cambiare gioco Vianello con un lobbone. 0-40. 7 punti consecutivi per Mattia Bellucci. È l'errore adesso, insomma, era un po' troppo difficile questo. Un dritto in allungo, forse ancora Rafa Nadal, non siamo su quei livelli, però insomma il livello è molto alto, insomma bisogna fare i complimenti a questi due ragazzi.
adesso esagero un po' troppo, Mattia Bellucci, con il dritto al volo, un po' il colpo alla Andrea Gassi. Chiaramente Andrea Gassi era destro, invece in questo caso il buon Bellucci è mancino, ma la palla va abbondantemente fuori, quindi 30-40. Ancora smorzata, ci arriva però Vianello, bravo sulla riga. E bravo, bravo Michele Vianello che annulla tre break point importanti su questo inizio del secondo set. Da 0-40, 40 pari per Michele Vianello. Ragazzo che ci crede sempre, che è sempre lì attento, sfrutta ogni occasione possibile. 40 pari. Netta, si ripete la prima di servizio. Ricordiamo presidente del circolo di Riccione, del tennis club Riccione, Moreno Pecci, tutto il suo staff che hanno davvero organizzato una manifestazione di alta qualità. Brutto errore di Vianello su una palla sì, lunga, profonda, ma insomma, non eccessivamente difficile. Non riesce a dargli forza e manda in rete per il nuovo vantaggio del giocatore lombardo Bellucci. Quindi palla per il 2-0, sempre per Mattia Bellucci. Palle fuori, ancora una volta, bravo, perché non è riuscito ad aprire bene Bellucci, ha provato il passante e la palla è andata abbondantemente fuori. 40 pari, quarta palla annullata da parte di Vianello. Errore col dritto. Non era facile, era una palla complicata, ha provato il lungo linea. Tra l'altro, anche per chi gioca a tennis, il lungo linea c'è la rete leggermente più alta, quindi è un po' più complicato il colpo di attacco giocato lungo linea. Ancora la smorzata, ma ci arriva Vianello, molto bravo. Bello scambio, bravi tutti e due, bravi l'applauso di Bellucci, che è bravo Vianello, ha recuperato una grande smorzata e poi ha difeso molto bene la rete, chiudendo con la volée di dritto. Quinta palla break annullata. E quindi net. Chiaramente non c'è neanche la possibilità di utilizzare il raccattapalle perché il Covid non permette la presenza di persone, quindi anche l'assenza dei raccattapalle dispiace perché poteva essere anche un valore aggiunto a questa finale. La stecca tocca la rete Mattia Bellucci e quindi vantaggio Vianello, quindi adesso ha l'occasione di pareggiare, di avere l'1-1. Insomma, dopo tanto inseguire potrebbe riacciuffare l'avversario. Net, seconda. Quindi si ripete il primo servizio.
Ha voluto giocare in diagonale stretto, forse era meglio fare una volée un po' più profonda di attesa per poi andare a chiudere con la seconda volée. Parità. Bella prima, molto bello, bravo Michele. Serve molto bene Michele Vianello sul rovescio dell'avversario e conquista questo nuovo vantaggio. Il game più lungo di questa finale per ora. Palla prima abbondantemente fuori. Toccato la riga, pallaccia, insomma, sempre con questo dritto in back, tendenzialmente lo gioca sempre sul dritto del suo avversario. Era stato bravo Vianello a trovare, insomma, un altro top lungo, ma poi nel colpo successivo ha toccato la riga e quindi parità. Ancora smorzata. Palle fuori. Questa è una grande occasione per Mattia Bellucci. Ha vantaggio Vianello, quindi altra occasione per portarsi 1-1. L'errore di Bellucci, forse il primo errore della partita di Mattia. Spinge ancora col rovescio. Ancora la smorzata, mamma mia! Quella gran palla di Vianello che recupera addirittura con il polso riesce a conquistare questo pareggio molto importante per lui, rimette in parità il match 1-1 e soprattutto grande colpo, un diagonale stretto con il dritto. Adesso chiede tutte le palline Mattia. Il game forse più bello del match fino a questo momento, anche perché è stato quello più equilibrato dove Vianello ha recuperato ben 3 svantaggi da 0-40 e poi ha conquistato il game 1-1 e si riparte da Bellucci al servizio. Adesso inizia a commettere qualche errore. E beh, insomma, stava giocando davvero un grandissimo tennis, Mattia Bellucci. Chiaro che se la partita fosse andata 2-0, insomma, sicuramente sarebbe stato molto diverso rispetto adesso. Adesso 0-15, quindi primo vantaggio per Vianello in questo match, in questo secondo set. Ricordiamo il primo set 6-1 per Bellucci. Alza. Bravo, bravo Bellucci, gioca molto bene. 15 pari. Ha provato il tutto per tutto Vianello, ma insomma, l'ha fatto correre da una parte e dall'altra e poi con lo smash ha chiuso bene. Insomma, un bel punto. 15 pari. Ricordiamo Bellucci, allenato dal padre Fabrizio a Castellanza. Palla fuori.
seconda di servizio. Ancora con il rovescio anticipato, sta spingendo tanto Mattia Bellucci, molto bravo, perché Vianelli intelligentemente aveva variato un po' il gioco anche per vedere se il suo avversario poteva commettere qualche errore. Invece così non è, anzi, con un rovescio in anticipo conquista il 30-15. Ancora smorzata, ma Vianello ci arriva ancora. E questo è il pallonetto, molto bravo, questa è giocata molto bene. Prima l'ha fatto venire a rete e poi con un pallonetto di rovescio vincente conquista questo 40-15. Bravo Vianello, ma bravo anche Bellucci che insomma, ha giocato davvero un ottimo punto sia tecnicamente che tatticamente. 40-15, ricordiamo 1-1 in questo secondo set. Prima di servizio in rete, tra l'altro ricomincia a piovere, quindi il tempo. Provo una seconda prima, però va in rete. 40-30. Quindi doppio fallo per l'atleta lombardo tesserato per il TC Prato. Palla fuori. Palla buona, palla buona. Aveva toccato la riga, forse molto probabilmente si pensava fosse un po' più lunga, invece ha trovato proprio l'incrocio delle righe. E quindi 2-1, si cambia. Il fair play è veramente la parola che possiamo dire ad alta voce, perché sia Vianello che nell'altra occasione Bellucci, insomma, si scambiano i favori, come si può dire, e soprattutto testimoniano davvero un rispetto reciproco, che è la cosa importante, soprattutto quando ci si affronta in una finale così importante per la carriera di entrambi i giocatori. Ricordiamo entrambi del 2001, uno nato a gennaio, l'altro a settembre, però insomma, è molto importante questo torneo, anche perché è uno dei pochi, grazie all'organizzazione del circolo del Tennis Club Riccione, e grazie al presidente Moreno Pecci e chiaramente a tutto il suo staff organizzativo. Ieri abbiamo anche salutato Fabrizio Serafini, il figlio di Piero, insomma, che è il maestro qui del circolo. Quindi 2-1 per Mattia Bellucci nel secondo set. Ricordiamo, primo set per 6-1 per Bellucci. Volé. C'è una discussione perché in questo caso l'arbitro di sedia non aveva dato il doppio rimbalzo e quindi aveva fatto il punto Vianello, però era riuscito con la volea a rimandarla di là.
E quindi si è un po' ha detto qualcosa all'arbitro di sedia. Brutta volée, brutta volée. 15 pari. E queste sono le volée un po' più complicate perché arrivano lente su un colpo di rovescio lento, bisogna andargli sopra a fare la volée. Ancora spinge Vianello. Palla corta. Bello, bello scambio, bel finale di Vianello che chiude con il dritto su una smorzata di Bellucci. In questo caso è stato molto bravo perché è andato direttamente in avanzamento e ha chiuso con il dritto incrociato 30-15. Palla fuori, dritto lungo linea, ma che va in corridoio. Vianello, quindi ritorna il 30 pari. Ricordiamo 2-1 Bellucci in questo secondo set. 30 pari. Bella prima. Palla buona, quindi proprio all'incrocio delle righe. Tra l'altro ricordiamo Vianello ha vinto il torneo al tennis Cicconetti di Rimini a metà settembre ed è stato finalista a quello di Massa Lombarda. Tra l'altro aveva eliminato l'argentino Hernán Casanova, Federico Maccari e Francesco Passaro. Francesco Passaro dello Junior Perugia, insomma, un giocatore anche lui tra i next gen più forti a livello nazionale. Spinge Bellucci, tira centrale, ancora la volée e questa è facile da chiudere. Tra l'altro si è aggiudicato sempre Vianello il Rod 2 Challenger che metteva in palio anche un posto nelle qualificazioni al trofeo Città di Forlì che si è disputato a settembre-ottobre a Villa Carpena, 40 pari. Vantaggio Bellucci, errore col dritto di Vianello e quindi palla break per Mattia Bellucci. Riesce a recuperare Vianello e quindi anche in questa occasione riesce a riprendere la palla break. 40 pari. Grande volée di Michele Vianello, volée bassissima, è riuscito con il polso a smorzarla e a fare una volée corta dove
non è stata raggiunta da Bellucci. Vantaggio Vianello. Palla fuori, nettamente fuori, infatti va a controllare Mattia Bellucci, doppio fallo per Vianello e quindi si ritorna in parità. È stato costretto a venire a rete Vianello anche su un colpo non così profondo, ma infatti Bellucci urla tira il passante, c'è ragione, vantaggio Vianello. Buona prima e quindi trova la parità 2-2, ha avuto una palla break Bellucci ma non ne ha approfittato e quindi ancora la parità tra i due giocatori, entrambi classificati 2-2, con al servizio andrà Mattia Bellucci che ha vinto il primo set 6-1, ricordiamo. Ottima prima, insomma, con questo servizio esterno è davvero efficace. 15-0. Altro ace, questa volta centrale, 30-0, Bellucci. Questo è net, quindi si ripete la prima di servizio. E diciamo che il servizio è stato decisivo, poi in avanzamento col dritto. 40-0. Quella gran palla questa qui, una demi volée con il polso di dritto sulla risposta molto bella di Michele Vianello. Questo è un grande colpo di classe di Mattia Bellucci. Gli facciamo l'applauso virtuale perché non è possibile farlo, ma davvero un grande colpo di classe. Quindi 3-2 per il giocatore lombardo, ricordiamo, come ha scritto ieri Giuliani nel suo pezzo Varisotto, quindi insomma lo riprendiamo e quindi adesso conduce 6-1, 3-2, però adesso il servizio di Michele Vianello, ricordiamo coach Pat Remondegui è il suo maestro, mentre per Mattia Bellucci e il padre Fabrizio a seguirlo. 3-2, quindi servizio di Michele Vianello che è riuscito a rimanere in partita annullando ben 3, 4, 5, 6 palle break per ora in questo secondo set. Molto bravo Michele Vianello. Spinge questa volta con il dritto lungolinea
e può davvero conquistare questo primo 15, quindi 15-0, molto determinato, concentrato, aspetta sempre il momento buono per trovare il colpo vincente. Smorzata, ma ce la fa sempre. Pianello è molto veloce, in questo caso rimanda di là un rovescio tagliato, ma facile per il punto di Bellucci, quindi 15 pari. Ogni tanto fa queste variazioni di gioco con le smorzate Bellucci, però Pianello le riesce sempre a recuperare.